Quarta giornata nel campionato Under 15 provinciale Laga Messina Hospital, Bucalo di Santa Teresa di Riva, la Sport Project Academy Aga Messina che scende in campo con Romano, Occhino, Centorrino, Guerrero, Lanzo, Iacono, Lombardo, Gargiuli, Summa, Interdonato e Vita. In panchina con mister Clemente Arrigo, Doddis e Mondello. La Sport Project Academy di mister Feliciotto scende invece in campo con Finocchio, Gallina, Gabriele Di Ciuccio, Bertino, Sparacino, Brigandì, Pietro Di Ciuccio, De Clos, Androne, Caminiti e Danna. In panchina Vinci, Morales, Brancato, Garufi, Luna, Russo, Cinturrino e Pagano. Prova questa manovra offensiva la Sport Project Academy. La palla è molto interessante per De Clos che entra in aria. De Clos la porta sul destro, il tocco di punta che sfiora il palo. C'era Androne tutto solo, cenno di intesa tra i due, subito un'opportunità per formazione ospite. Palla all'indietro verso Romano, il rinvio è un po' corto, ne approfitta Caminiti che carica il destro, la palla si stampa sulla traversa. Piazzato per Laga Messina, la conclusione con il mancino direttamente verso la porta. Finocchio la alza in sicurezza, calcio d'angolo. Prova a costruire il gioco la Sport Project Academy, ne approfitta subito però Laga Messina. La conclusione dal limite di Summa, si perde di un soffio al lato. Colpo di testa, prova a gestire palla Caminiti in mezzo a tre uomini, ne esce vincitore però Lombardo che sprinta. Poi Summa vince un rimpallo, la palla schizza dalle parti di Vita che calcia dal limite, porta in vantaggio Laga Messina, la rete del capitano. Aga in vantaggio 1-0 sulla Sport Project Academy. Fortunato nel rimpallo Summa, ma bravissima a crederci. Poi è bella la staffilata dal limite di Vita. Gargiuli il rimpallo su di lui, ne approfitta Summa che calcia e firma il raddoppio. Con Gargiuli a terra, involontario protagonista dell'assist dopo la pallonata ricevuta. Summa, bravissimo anche lui dal limite, un gol abbastanza simile a quello realizzato prima da Vita, seppur da un po' più distante. Piega le mani di Finocchio, Summa. Lina viene dentro al campo, subito il lancio in profondità, c'è Centorrino in anticipo, il tocco però è un po' corto. L'uscita di Romano su De Clos. Calcio d'angolo, c'è Caminiti sul punto di battuta, palla tesa, messa fuori, il colpo di testa poi di De Clos, una mischia che si accende dentro l'area, non riesce a liberare Laga. Poi c'è questo tocco laterale verso Caminiti, numero di Caminiti con la suola, poi il tiro. Accorcia le distanze la Sport Project Academy, Caminiti ha realizzato un super gol risolvendo una mischia in aria, la difesa del Laga Messina un po' in affanno. Grandissima però la giocata di suola di Caminiti. Si riparte quindi dal 2-1 per i padroni di casa. Sparacino sul punto di battuta, palla profonda, Androne la domestica, gran giocata di Androne che poi scarica sul compagno Danna, se la sposta sul destro Danna, il tiro chiuso dalla difesa dell'Aga, poi De Clos prova ad alimentare l'azione. Sport Project Academy che prova a ripartire, Lombardo però intercetta il passaggio, attenzione Vita, gran numero e palla che si perde di un soffio all'ada, ha fatto tutto benissimo Vita. Androne di testa, il tocco su Caminiti che si affida a Gabriele Di Ciuccio, il traversone che diventa incredibilmente un tiro in porta ed è 2-2. Gabriele Di Ciuccio premiato da un pizzico di fortuna. Suo cross diventa un tiro imparabile per Romano, la palla bacia il pallinterno e si insacca in rete. Pietro Di Ciuccio va a contrasto con Centorrino, ancora Pietro Di Ciuccio si allarga a sinistra, pressato da Gargiuli, numero di Di Ciuccio, il tocco dentro, Androne con l'esterno. Rimonta completata per la Sport Project Academy, Aga Messina 2, Sport Project Academy 3, la zampata d'esterno di Androne sull'assist di Pietro Di Ciuccio. Centorrino prova a fare ripartire la manovra dell'Aga, però è bravo Caminiti a intercettare tutto, il tocco su Androne che si invola, ancora Centorrino, bravo in scivolata. Rimessa con le mani, si è riversato in attacco l'Aga, adesso alla ricerca del pareggio, si dice palla Vita, il traversone che attraversa tutto lo specchio della porta e non trova la deviazione vincente di un compagno. Herrero recupera palla, il tocco su Gargiuli che ha un po' di spazio, calcia Gargiuli dal limite e fa 3-3.
piegata alle mani di Nici, gran gol di Galgiuli che adesso ha fretta di recuperare il pallone, può andare alla ricerca di una clamorosa vittoria. Laga 3-3, rimessa in piedi la partita dal 2-0 al 2-3 per la Sport Project Academy, adesso il pari del Laga. Palla quindi fatto sulla linea di centrocampo, soluzione profondissima Caminiti, è messo giù al limite, la palla però schizza dalle parti di Declo che fa 4-3. Sport Project Academy si riporta ancora una volta in vantaggio, la rete del numero 8 in maglia verde. Traversone dentro, il colpo di testa a liberare la palla schizza, al limite, conclusione, Mancina, Vici vola e fa una parata spettacolare, inchiodando il punteggio ancora sul 3-4. Rimessa laterale, il lancio in profondità, il colpo di testa arretrato è un po' corto, De Clo è velocissimo e il tocco morbido. Aga Messina 3, Sport Project Academy 5. Partita adesso che va praticamente in cassaforte con il sigillo di De Clo. Bellina gestisce palla sul ritorno di vite, arriva qui il triplice fischio, Aga Messina 3, Sport Project Academy 5, partita altamente spettacolare al bucalo di Santa Teresa di Riva.